L'agricoltura veneta sotto il profilo delle dimensioni della superficie, come si presenta oggi? Beh, l'agricoltura veneta, diciamo, ha modificato radicalmente le proprie strutture negli ultimi anni, in modo particolare ha seguito un trend generale di diminuzione del numero di imprese agricole e di una crescita delle dimensioni medie, accelerando rispetto alla media, alla dinamica nazionale in questi ultimi anni con una forte riduzione del numero di imprese. E questa dinamica è sintomo di una forte competizione nel settore agricolo, in cui ci sono imprese più competitive e imprese meno competitive, e in modo particolare per quanto riguarda queste imprese meno competitive, se da un lato potrebbero essere indicate come imprese in naturale uscita dal settore, la questione potrebbe diventare più problematica e destare più interesse, soprattutto anche da parte della politica regionale, nel caso queste imprese escano dal mercato perché magari in territori marginali o incapaci di acquisire le innovazioni legate alla tecnologia che magari le imprese più competitive ad oggi stanno sviluppando. La nuova PAC 2021-2027 inciderà, potrà incidere e in che modo? Beh, la nuova politica agricola va nella direzione, almeno nelle proposte realizzate, di confermare tendenzialmente il solco della corrente politica, dell'attuale politica agricola. Il che vuol dire che probabilmente non invertirà ma conserverà le tendenze che abbiamo in corso. Sicuramente la maggiore apertura dei mercati e la maggiore instabilità dei redditi potrà essere in parte gestita dallo sviluppo di nuovi strumenti, per esempio quelli della gestione del rischio, che sono già stati introdotti in questa PAC ma che ci auguriamo vengano rafforzati in futuro, ma un ruolo importante di nuovo ce l'avrà ancora la politica regionale, che sarà in grado attraverso la politica di sviluppo rurale di tagliare su misura il vestito della politica per le diverse realtà regionali.